Ciao bambini, benvenuti nel mio mondo dei giocattoli. Io sono Rosy e oggi vi ho portato le Enchantimals. Come promesso, guardate, ve le ho portate tutte per fare una storia insieme. Vi ho portato tutte le mie preferite. Ora ve le presento. Lei è Meredith la scimmia. Lei è Felicity la volpe. Lei è Fancy fenicottera. E lei è Brin l'orsetta. Giusto, Brin? Oggi vi racconterò le loro storie e poi cercheremo di farne di migliori. Che dite? Mi avete chiesto di leggervi qualcosa da qua e quindi l'ho portato e oggi vi racconterò delle storielle. Pronti? Cominciamo dalla prima storia. La storia di Felicity e Bri, che non è con noi oggi. Le Enchantimals stanno giocando a nascondino con i loro piccoli amici. Felicity è brava in questo gioco e ha appena scoperto il nascondiglio di Bri ed è la coniglietta Twist. Nel frattempo, la piccola volpe Flick sta ancora cercando il nascondiglio ideale quando trova una piuma coloratissima. Non ne aveva mai vista una così bella. Oh, devo mostrarla subito a Felicity, esclama. Guardate qui. Vedete? Vedete qua che belle tutte le figure? Questa è la piuma che trova Flick. Flick la andiamo a prendere dopo, così giochiamo con tutti quanti. Intanto, Felicity, Bri, che non è qua, e Twist hanno trovato Danessa, il cerbiatto Sprint. Beh, non si erano nascosti molto. Dobbiamo perfezionarci in questo gioco, Sprint, mormora Danessa. Qua, vedete? Sage, invece, ha messo in atto uno dei suoi soliti scherzi, nascondendosi sopra ad un albero. Ma le ragazze riescono a trovarla comunque, insieme con la puzzola Keeper, che ho qui. Sono andata a comprarla prima. Dopo la storia la premo insieme e ci giochiamo. Vedete? Palla per Sage. Nel frattempo, Flick ha raggiunto le ragazze e mostrò loro la piuma. È davvero insolita. Flick, portaci dove l'hai trovata, le chiede Felicity. Giusto, Felicity? Siamo Patter e Flap. Sapete chi sono Patter e Flap? Loro! E dopo ci sono tantissime altre sorprese, bambini. Andiamo avanti. Le amiche arrivano così ad una radura. Mentre si guardano intorno, in cerca di indizi, la piccola Twist trova un'altra piuma. Una creatura coloratissima spunta da dietro l'albero. Le Enchantimals fanno così la conoscenza di Patter e Flap, il pavone. Prima non le conoscevano. Patter racconta che vengono dalla giungla tropicale e che hanno raggiunto la foresta incantata su un tronco, trasportato dalle acque del ruscello delle chiacchiere. Ah, no, delle chiacchierone. Durante una terribile bufera che ha distrutto la loro casa. Una brutta avventura, poverina. Danessa l'invita a visitare la foresta incantata. Sarete molto stanchi e questo è il luogo perfetto per riposarsi. Poi vi aiuteremo. Flap però non sembra contento, vorrebbe solo tornare a casa, poverino. Patter lo rassicura, i nuovi amici li aiuteranno. Il gruppo arriva al ruscello chiacchierone. Scorre per tutto in Enchantiland e conosce un sacco di storie. Felicity riesce a parlare con la sua acqua, spiegano Bri e Sage. Guardate qui. Sarebbe da sistemare. Diretta al villaggio, le ragazze prendono una scorciatoia e si ritrovano davanti a una casa diroccata. Vuol dire una casa un po' abbandonata, un po' che cade a pezzi. Patter e Flap si intristiscono. Ricorda molto la loro casa nella giungla tropicale. Guardate qui. D'un tratto si sente un suono di campane. Sage esulta. È ora di iniziare i preparativi per la festa dei mille colori. Perché non rimanete a festeggiare la primavera? Propone Felicity. Vi ospiteremo volentieri. Giunte al villaggio, le ragazze si dirigono al negozio di Brin e dell'orsetta Snore. Quindi lei. Ci sono tante cose da acquistare per la festa. Patter è ed entusiasta di conoscere nuovi amici. Qui tutti sono davvero gentili. Vedete?
Usciti dal negozio, Patter si confida con Danessa. Sono un po' preoccupata per Flap. Usciti dal negozio, Patter si confida con Danessa. Sono un po' preoccupata per Flap. Da quando abbiamo dovuto lasciare la giungla tropicale? È sempre triste. Prima era il pavone più allegro di tutti. Poverino. I cuccioli sentono il racconto di Patter e pensano a come rallegrare Flap. Flick lo invita a ballare, ma il pavone rimedia solo con un bel capogiro, dopo tante veloci piroette. Vieni. Patter e Flap arrivano a casa di Sage e della puzzola Caper. Keeper. Caper. I primi a volerli ospitare. Vedrai, questa è la casa più divertente di tutte, annuncia Fiera Sage. Patter ammira una foto, ma uno schizzo d'acqua le lava la faccia. Era uno scherzo. Sì, a noi piace fare scherzetti. Che ne dici di fare un po' di musica? Propone Sage. Patter accetta entusiasta. Tutto quel baccano però infastidisce Flap, che vola a nascondersi sotto al letto spaventato. Guardate qui, qua lo schizzo e qua la musica. Felicity va a prendere carta e vernice per preparare i festoni. Flap però non si è ancora abituato all'oscurità della tana e vola contro un barattolo di vernice, rovesciandola dappertutto e facendo scivolare Patter. Poverina, guardate qui. Patter, cadendo, schizza tutta la vernice addosso a Flick e Felicity, che ridendo commenta: ah ah, chi ha detto che le volpi debbano essere per forza rosse? Guardate, starà tutta verde. Vediamo. Arriva l'ora per Patter e Flap di andare a trovare Danessa e serbiato sprint. Noi ci occuperemo dei fiori per la festa, spiega Danessa. Faremo dei centrotavola con margherite e rododendri. Rododendri. Sono dei fiori marroncini. Non li avete mai sentiti voi? Patter e Flap si mettono al lavoro e tutto finalmente sembra andare per il verso giusto. Quando a un tratto. Eciu! Eciu! Patter e Flap sono allergici ai rododendri e iniziano a starnutire. Che disastro! Non resta loro che salutare Danessa e Sprint e correre fuori a respirare aria fresca. Poverini! Dopo le buffe esperienze a casa delle nuove amiche, Flap è ancora triste. Vorrebbe soltanto tornare a casa, nella giungla tropicale. Patter si accorge dell'umore del suo amico cucciolo e gli propone un bel gelato. Vedrai che ti sentirai meglio. Prina e il pinguino Zaila sono i proprietari del chiosco dei gelati. Noi arriviamo dalle terre ghiacciate, racconta Prina a Patter. Un giorno abbiamo deciso di visitare la foresta incantata e ci è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di rimanerci. Anche a me piacerebbe vivere qui, le confida Patter. Vedete? Patter si volta in cerca di Flap per sapere se è d'accordo con lei, ma il piccolo pavone è sparito. La ragazza, preoccupata, inizia a chiamarlo a gran voce, senza risultato. Non le resta che chiedere aiuto ai suoi nuovi amici. No, è scomparso. Infatti le ragazze cuccioli decidono subito di aiutarla. Con tutte le carote che mangiamo, la nostra vista è eccellente. Lo troveremo, la rincuorano Brio e Twist. Le amiche si dividono. Danessa, Sage e i loro cuccioli stanno cercando Flap nell'erba alta, quando sentono un cigottio. Decidono di seguire il suono per vedere da dove proviene. Non si tratta di Flap, ma di un pettirosso ferito che le amiche accolgono e curano grazie alla magia della foresta. Danessa è bravissima in questo, vedete? Presto, infatti, il pettirosso riesce a volare fino al suo nido. Guarda com'è felice di essere tornato a casa, commenta Sage. Già, e oh, forse so dove è finito Flap, esclama Danessa. Corriamo a dirlo alle altre. Intanto Felicity e Flick chiedono consiglio a Ruscello Chiacchierone. Stiamo cercando Flap, ci può aiutare? Il ruscello fa apparire immagini del passato di Patter e Flap nella giungla. Eccoli davanti alla loro casa, felici e tranquilli. Ma la scena cambia bruscamente, con l'arrivo della bufera. Un albero si abbatte sulla casa distruggendola. Il vento porta via il piccolo Flap facendolo cadere nel ruscello. E Patter, per raggiungerlo, si aggrappa ad un tronco galleggiante.
I due amici vengono trascinati dalla corrente fino alla foresta incantata. Che brutta avventura hanno vissuto, commenta triste Felicity. Guardate qua. Nel frattempo, Bree, Twist e Patter stanno cercando Flap nella foresta. Patter è sconfortata. Avrei dovuto accorgermi che era così triste. Mi manca tanto la nostra vecchia casa. Ad un tratto Patter si illumina. Ho capito dove è Flap, dice Bree a Twist. Piccolo Flap sta infatti cercando di tornare a casa nella giungla tropicale. Assetato si ferma al ruscello per bere. Poverino, vuole andare a casa. Il ruscello chiacchierone decide di mostrare anche a lui delle immagini. I momenti felici trascorsi nella vecchia casa, i nuovi amici della foresta incantata e anche la tristezza di Patter, preoccupata di non rivederlo più. Flap capisce che non sarebbe felice nella giungla senza la sua Patter, così decide di tornare subito da lei. Nel frattempo Patter e le altre amiche si sono incontrate nella foresta. Abbiamo avuto tutta la stessa intuizione. Flap sta cercando di tornare nella giungla. Le ragazze e i loro amici cuccioli si mettono in cammino. Ma ecco una voce familiare. E Flap! Patter gli corre incontro e lo abbraccia, felice di averlo finalmente ritrovato. Mi hai fatto preoccupare. Cosa ti ha convinto a ritornare? Mi mancavi tanto, risponde di slancio il piccolo Flap. Dietro. Casa è dove si trova il tuo migliore amico, rispondono in colore le ragazze, unendosi tutte in un tenero abbraccio. Grazie per averci aiutato, mormora Patter felice. Questa era la storia dell'Enchantimus, la prima. Nel prossimo episodio, bambine, apriremo le nuove bambole, loro, vedete anche lei, e come vi ho promesso, apriremo con tutti i cuccioli. Guardate quanti cuccioli abbiamo. Ah, guardate! Vedete quanti ne abbiamo? Quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao!